Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dedicato ad Avengers Infinity War. Video che sarà pieno zeppo di spoiler, perché ovviamente questo è un film che necessita degli spoiler per essere commentato, ma che abbiamo voluto aspettare un pochino a fare, non solo per via di impegni personali, ma anche perché questo film è inspoilerabile, cioè se vi diciamo la minima cosa che voi non sapete, praticamente vi roviniamo tutta l'esperienza. E Marvel stessa credo si sia ben resa conto di questa cosa perché, insomma, ci ha un po', non dico ingannati un'altra volta, no? Però ha, diciamo, blindato questo film in ogni maniera possibile. A tal proposito, Marvel non è la prima volta che lo fa, ma ha avuto la brillante idea, secondo me davvero geniale, di modificare i trailer, nel senso che i trailer non mostrano le scene come sono nel film. Era già stato fatto per Thor Ragnarok, in cui a un certo punto avevamo Thor senza un occhio, cosa che invece nel trailer non è così per la stessa scena. Qui abbiamo il guanto dell'infinito con due sole gemme, quando in realtà nella scena del film ne ha cinque. Tant'è vero che ci si domandava prima di andare al cinema, ma chissà come mai ancora Thanos ne ha prese solamente due quando sta facendo la battaglia finale contro il Cap. In realtà ci ha preso per il culo e basta. Sì, è una cosa che, per carità, forse non se l'è neanche inventata la Marvel, bisognerebbe indagare, però hanno fatto bene, perché effettivamente anche quando noi dicevamo che questi trailer erano un po' vuoti, un po' fuffa, bellissimi, ma non dicevano nulla. E poi guardando il film ci siamo resi conto del perché, era impossibile fare un trailer, diciamo, innocuo, no? Certo, perché questo film non racconta storie dei personaggi, racconta una battaglia che inizia nella prima scena del film e finisce all'ultima. Esatto. E di conseguenza tu non puoi fare altro che mettere hype per quella battaglia. Esatto, e tant'è che... una cosa che possiamo dirvi subito è che questo film, più che un film degli Avengers, ci sentiamo di definirlo come lo stand-alone di Thanos. È chiaro che non poteva essere chiamato così, anche per ragioni di marketing, però... Beh, non a caso, alla fine dei titoli di coda c'è scritto Thanos tornerà e non gli Avengers torneranno, esatto. Come di solito è successo. Come di solito succedeva. Allora, intanto iniziamo con... una puntina d'orgoglio, perché non siamo stati gli unici a dirlo, anzi in parecchi l'avevano pronosticato, però noi abbiamo ragione tanto quanto gli altri. Effettivamente Loki lo abbiamo azzeccato. Sì, mi è dispiaciuto tantissimo. Sì, soprattutto per il minutaggio, perché forse un pochino troppo presto. Il film inizia a bomba, nel senso che proprio nei primi minuti di film tu hai già mezzo popolo di Asgard distrutto, Loki ucciso, Ender ucciso e Hulk sconfitto da Thanos in poche mosse, tra l'altro. Thor sconfitto addirittura da uno scagnozzo di Thanos. Beh, era già mezzo morto, però comunque sì. Questo per farti capire, proprio entrare un po' nell'ottica di quello che sarebbe stato il film. E a farti avvertire la pericolosità del nemico, cosa che non era mai accaduta per tutti gli altri film Marvel fino ad oggi, dove comunque sia il nemico era sempre frenato per cercare di non surclassare sul protagonista che doveva essere al centro dell'attenzione. Ma giunti al 19° film ci può stare che per una volta gli Avengers non siano i protagonisti della scena, ma che il nemico domini tutto quanto. Sì, così tanto hype intorno ci sta. E a parte che il film in generale secondo me va premiato per anche solo scelte coraggiose, come l'atmosfera che gli è stata data, assolutamente non Marvel movie che abbiamo visto finora e non Disney, decisamente. Molto più cupa del solito, per quanto sono comunque riusciti a non tradire se stessi, perché una porzione di film è stata dedicata anche all'intrattenimento e al divertimento. È vero. Però poi in 2 ore e mezza, insomma, era un film lunghissimo, quindi ci stava che poteva essere tutto cupo, tutto... Beh, certo. Tutto morte. Non so dove l'ho letta, ma c'era una bellissima frase, forse di un
Vittor Laszlo, qualcuno del genere, che spiegava di come per rendere un film cupo non servisse fare, come la DC, le scene scure. Certo, è chiaro, ma quello purtroppo è solo la DC che non lo capisce, anzi la DC fa pure di peggio, le fa proprio desaturate. Che proprio guai a chi ci mette un colore, diceva Sinergo, no? Il primo che mette un colore gli meno. Effettivamente così, invece cacchio, sto film è pieno di colore, eppure può insomma riesce a metterti in angoscia. Chissà in quanti hanno tifato per Thanos in questo penso film. Perché gente probabilmente anche soprattutto quelli magari che conoscono bene i fumetti potrebbero anche dire: vado a vedere il film col mio personaggio preferito, tifo lui, sti cazzi di Iron Man, per esempio. Ci può stare, dai. Allora, entrando nel merito, il film l'ho apprezzato particolarmente, forse lo metto alla mia top one, o se non one al secondo posto, però veramente è riuscito a scardinare molte convinzioni che avevo fino ad oggi, dove mettevo The Winter Soldier ai primissimi posti, Civil War forse fino adesso è stato al primo, ma anche film come Thor Ragnarok, Doctor Strange, l'avevo apprezzati tantissimo. Però qui. Qui abbiamo un livello totalmente diverso, quindi è anche difficile inserirlo all'interno di una classifica. Diciamo che ci sono così tanti elementi che lo contraddistinguono, così anche tanto coraggio, tanta originalità nell'andare a rappresentare certe scene, che a un certo punto ti spiazzi talmente tanto che puoi prendere quel film così com'è. Quindi spegni quella che è il tuo parere verso ciò che sta accadendo e te lo godi e basta. Io per dire lo metterei in top 3, cioè meno del terzo non può andare. Dovrei rivederlo un'altra volta perché tutti i film Marvel, ad eccezione di pochissimi, li ho visti anche più di due volte, quindi darei un giudizio sicuramente diverso, come dici tu, per la classifica. Però effettivamente sì, è un po' difficile paragonarlo agli altri. Allora, togliamoci subito il capitolo morti, perché appunto sono stati mesi pieni di video, post e teorie del Toto morto, quindi chiudiamo questo cerchio. Più o meno ci hanno preso tutti, secondo me. Oddio, nel senso che alla fine sono morti quasi tutti. E quindi difficile non prenderci. Chi dicevi, no vabbè dai, adesso dobbiamo fare questo distinguo, perché per dire la morte di Loki e di Heimdall sono fatte in maniera tale, anche registicamente, che io le definirei definitive, non reversibili. Anche perché sarebbe un peccato, soprattutto per Loki. Dicevamo tanto che ci era piaciuto il suo percorso di crescita. Questa fine è degna, quantomeno. Comunque ti dà un punto di arrivo per un personaggio fantastico che tutti abbiamo apprezzato. Diciamo che finalmente è riuscito a cambiare la sua visione delle cose, ha trovato il suo senso di fratellanza verso Thor e ha mantenuto anche il suo essere il dio degli inganni. Sì, poteva dirglielo meno chiaramente a Thanos, però ci ha provato nel suo stile. Sì. Heimdall, onestamente, proprio frega niente, ma vabbè, perché è un personaggio comunque meno approfondito nel mondo Marvel. Nell'MCU non è stato approfondito per niente, poi non so nei fumetti. Non ne ho idea. Gamora, io spero che sia una morte definitiva per il modo in cui è avvenuta. Ne dubito un po', però speriamo sia film, ma non perché mi stia antipatica Gamora, però proprio per il tipo di scena che è stata. E lei effettivamente ci ha lasciato un po' tutti a bocca aperta, perché tra tutti quelli che potevamo ipotizzare, io per esempio mi ricordo nel video del Toto Morto avevamo messo per dire Nebula, proprio perché dicevamo, tra le due Nebula è quella più probabile, invece si diceva, poi ci sono i Guardiani della Galassia, il nuovo film. Esatto. No, ma allora, come dicevi tu, c'è da fare il distinguo tra le morti pre-Gamora e post-Gamora, esatto. Perché quello è un po' il momento che dà il via a tutto quello che succede nella seconda parte del film. Mm-mm. E siccome le morti di fine film, in tantissimi, me e credo te compreso, le danno per reversibili. Sì, almeno alcune, non tutte magari, ma se resusciti uno, resusciti anche l'altro. Ma non è detto, però insomma, per una cosa del genere, al di là, cioè, o fai il refresh del tempo,
Quindi altrimenti devi andare a prendere gli stessi personaggi da altre dimensioni, nel senso che, alcuni di essi possono comunque rimanere morti, nel senso che alla fine di Avengers 4 possono morire, però per dire Spider-Man non ci credo che lo lasciano morto. Anche perché c'è Spider-Man 2 in produzione. Sì, per carità, Spider-Man può essere anche Pinco Pallino, però capito. Sì, ma hai appena lanciato Peter Parker. Però esatto, hai appena lanciato. No, ma ti dicevo, quindi il discorso è, se quelle morti sono prevenute in qualche maniera in Avengers 4, significa che il modo per prevenirle è Thanos, o chi per lui, che riporta indietro il tempo. Ma se lo fai, innanzitutto, se lo fa Thanos, è per, non per salvare queste persone, perché è stato lui la causa della loro morte, lo fa per Gamora, che ha sofferto, lui ha sofferto talmente tanto nell'ucciderla che potrebbe avere dei rimorsi, dei sensi di colpa, e decidere di ripristinare le cose. Sì, spero di no e credo di no, però potrebbe essere. Sì, oppure un'altra linea temporale, che è un discorso un pochino diverso, mi piacerebbe magari un po' meno, però insomma, i sotterfugi, ragazzi, soprattutto chi tra di voi ha letto i fumetti o comunque conosce un pochino di più la Marvel, sapete che ce ne sono a bizzeffe, non è quello il problema. Però effettivamente le scene di morte, adesso al di là del definitivo no, io le premio, perché quella di Spider-Man, per dire, è molto toccante. Quella di Guardiani della Galassia, cacchio, Quill muore quasi non accorgendosene, con Tony Stark, no, che gli dice calma Quill, cioè di non perdere la calma, e lui vede sparire Mantis e Drax, quindi i suoi amici. Ho apprezzato moltissimo, per dire, Rudy che cerca Falcon. Sì, bello, molto triste. Bucky che chiede aiuto a Steve nel momento di morte. Scarlet che forse quasi si libera, Scarlet Wanda, insomma, che quasi si libera dal patema di aver visto morire Visione, sparendo la stessa. E insomma, belle, assolutamente belle. E parlando di morti, non possiamo non parlare delle scene d'azione, perché sto film è pieno così. Ah, Black Panther, non l'abbiamo nominato. Ma chi sei? No, povero Black Panther. A me su sto film è piaciuto, perché lui, io lo ridico, lui deve fare la spalla, deve fare il comprimario. È inutile che gli dai uno standalone se poi funziona meglio in gruppo. Esatto. Cioè, me ne frega molto di meno quando si parla solo di lui. Perché in Civil War, che è stata la sua presentazione, Black Panther è piaciuto a tutti, mentre nel suo... Vabbè, non è piaciuto solo a noi due. Beh, non è vero, perché ha fatto tanto incasso e non significa che sia piaciuto a tutti. È vero, è vero. Comunque, sì. Vabbè, allora, parliamo di questi combattimenti, perché il film è tutto un combattimento. Allora, quindi... io voglio subito premiare l'utilizzo di Fauce. Fauce dei Mano si chiama. Fauce dei Mano. Mi è piaciuto un sacco il modo in cui questo individuo combatteva e metteva in difficoltà tutti. Sembrava di One Piece. Sì, sembrava un personaggio di One Piece. Era forte come ci si può aspettare da un comandante di Thanos. Sì, molto cattivo, sì. Molto, poi con tutti i suoi marchingegni. Quando c'è la scena, per dire, in cui punta gli aghi di non so cosa, credo magia, in faccia a Doctor Strange. Oppure il modo anche altezzoso, no? con il quale si rivolge ai propri avversari, muore un po' da stronzo, forse è quello che viene ucciso nella maniera meno epica, perché era in mezzo ai coglioni, se esatto. La trama doveva andare avanti. Tra l'altro mi sono stupito del fatto che lui non possa non potesse respirare in spazio aperto. Che cosa stai facendo? Ho un cuscino sotto la chiappa destra e deve rimanere, se no mi faccio male. Dicevo, mi aspettavo potesse respirare nello spazio, però vabbè, così non è stato. E gli altri sottoposti di Thanos, a parte quello col martellone, ma loro sono stati abbastanza blandi e... sì, cioè, per dire, i due, no, neanche me li ricordo bene, non abbiamo neanche in mente i loro nomi. Io, mi sembra che la donna si chiami Proxima. Sì, ma non, a parte che mi sa che i loro nomi non vengono manco detti al di là di Fauce, ma è proprio il discorso che questi personaggi, se tu non conosci l'ordine nero dei fumetti, passano in sordina come quelli sotto Thanos, a differenza dell'altro di cui ho parlato prima, perché gli viene dedicato più spazio, quindi ti rimane più impresso. Sì, ha molte più battute, insomma, quello viene sviluppato un po' di più. Però diciamo che, per dire, io, a me è piaciuto il Mister Martellone, perché effettivamente...
è un bel personaggio, cioè come design, come stile di combattimento, mi ha divertito vederlo sullo schermo, mentre gli altri due, appunto Proxima e l'altro, perdonateci, ma non conosciamo i loro nomi, boh, un po' così. Bella la scena di combattimento contro Scarlet Witch e Visione. Quella Londra? Sì. No, era Londra, sicuro? Forse sì. Vabbè, comunque, a parte quella scena di combattimento molto bella e tra l'altro notturna, che non se ne vedono tantissime. Forse la prima? La prima non credo, però... Sulla Terra, dico. Vabbè, no, a parte la battaglia, esatto. Iron Man 2 forse. Stavo per dire la battaglia finale di Iron Man 2 notturna, anche quella di Iron Man 3. Vabbè, anche quella di Iron Man 1. Iron Man combatte di notte. Ci siamo resi conto che Iron Man lotta solo di notte. Poi giustamente perché lui è tutto sbrilluccicoso, di notte lo vedi meglio, no? Furbo Iron Man. Comunque, scherzi a parte. Belle le coreografie, ma da fratelli Russo. Non ci aspettavamo niente di meno. Gli eroi, ecco, sugli eroi hanno puntato veramente tantissimo nel differenziarli, perché come è stato in Civil War, e infatti è stato un grande pregio di quel film, qui senti veramente tanto la differenza tra tutti i combattenti. Cioè, vedi proprio che uno fa una cosa, uno ne fa un'altra, Falcon e War Machine sono forti perché volano, Vedova Nera è forte perché è agile, cioè... Ognuno è inserito nel suo contesto ideale. Esatto. Cosa che in un film corale è sempre difficile da fare. Quindi complimenti, perché a sto giro erano veramente tanti personaggi. Sono stati gestiti bene anche a livello di tempistiche, e non ti parlo solo della battaglia, ma anche prima, dove per molte scene di... presentazione e di introduzione alla battaglia finale, comunque sia, tu avevi il tempo materiale non per mandare avanti le loro storyline, perché in realtà non ce ne sono. Il film dura, credo si prenda un arco di mezz'ora, nel senso non lo so, ma in ogni caso non ci sono storyline vere e proprie, esatto, a parte quella principale, perché al di là di il gruppo che si riunisce e fanno due chiacchiere tra di loro, ma per il resto veramente il Thanos sta arrivando, c'è ben poco da portare, e quella l'abbiamo presa, ecco, andatevi a riguardare il video sulle interazioni, che dicevamo: oh ragazzi, ma c'è poco tempo che arriva Thanos. E sì, chi è certo. Thanos? Infatti gliel'ha chiesto all'inizio Bruce, Doctor Strange. Doctor Strange dice: Thanos sta arrivando. Chi? Quindi lì siamo morti. Siamo morti da ridere. E, no, stavo dicendo, quindi hai comunque avuto il tempo materiale attraverso la funzione dell'utilizzo di altre scene per parlare dei vari personaggi. Quindi hai introdotto la relazione Scarlet Visione. Hai cercato di far reincontrare Natasha e Bruce, poi non c'è stato il tempo materiale per farle. Scelta un pochino mi è dispiaciuto, però... Lo so, ma siccome esiste anche Avengers 4 e questo, esatto, come dice il tizio qualunque, è un primo tempo di due film, è chiaro che certe storie possono essere completate nel contesto di due film. Anche perché con questo film ti sei tolto molto da dire su Thanos, quindi in Avengers 4 è probabile che Thanos abbia meno bisogno di tempo. E poi in Avengers 4, a meno che quelle persone non tornino in vita nei primi 10 minuti, e dubito fortemente, ci sono meno personaggi. Ci sono meno personaggi, ce ne sono almeno la metà. E sì, perché ammazza, perché se non ricordo male, mi sa che ne ho uccisi 16-17, quindi senza... Non ho letto niente di... Senza questi... È chiaro che quei pochi che rimangono avranno molto più tempo, anche perché tu, se devi congedare personaggi come Iron Man, Captain America e compagnia bella, i primi Vendicatori per scadenza di contratti, quale miglior metodo se non lasciare la scena quasi solo su di loro, certo, e quei pochi certo, comprimari rimasti? Sarebbe l'addio giusto. Bruce Banner e Natasha sono rimasti entrambi, quindi mi aspetto che loro vengano approfonditi. Sì, ma in effetti sono rimasti tutti personaggi vecchi, tra virgolette, perché a parte la trinità sacra, Iron Man, Thor e Capitan America, ma per dire, Bruce e Natasha ci sono dall'inizio, anche War Machine, ragazzi, c'era in Iron Man 1, cioè non dimentichiamoci, sì, era un altro attore, ma c'era. Beh, già. Beh, in Iron Man 2 c'era già lui. Però in Iron Man 2 c'era già Don Cheadle, e spero di averlo pronunciato bene. Insomma, hanno lasciato i personaggi vecchi apposta. Tranne, vabbè, giusto per dire, magari Nebula, che è un'eccezione, però capito, se hanno tolto addirittura Doctor Strange, che è fresco ma come personaggio, ma Guardiani dei Galassi non c'è più Guardiani, nessuno, e c'è solo Rocket, ma Rocket perché gli serve per vendere,
No, vabbè, andiamo sul anche l'elemento finale, il fulcro centrale del film, il personaggio di Thanos. Sì. Allora, premesso che Thanos ha avuto uno stile di combattimento variegato durante tutto il film, e questo mi ha fatto piacere, perché, oddio, combatte diciamo a modo suo, però fa, cioè, combatte con le arti marziali, tra virgolette, nel senso con tecniche di combattimento corpo a corpo, sfruttando le gemme, spara sti raggioni, vola nel senso che fa questi balzi talmente elevati che... Era praticamente Freezer, non saprei trovarmi un paragone, però comunque... Le onde energetiche più o meno. Le onde energetiche le fa, non faceva il... Il cerchio magico, sì, diciamo, sì. Quello di Freezer, però comunque... Di Thanos come scontri ho apprezzato tantissimo lui sul pianeta Titano, quindi sì, tantissimo, perché quando ha combattuto contro Doctor Strange sono stati capaci di dare la giusta tipologia di scontro a Doctor Strange utilizzando le arti mistiche. Con Iron Man è stato uno scontro molto più fisico, poi c'è stato Spider-Man che ragnatelava, e poi c'è capito tanta varietà per far capire come Thanos fosse in grado di affrontare ognuno di questi stili diversi, ma anche per far vedere come in gruppo effettivamente Thanos possa essere battuto, perché se non fosse stato per Star-Lord che ha perso la testa, effettivamente lo avevano bloccato, lo avevano immobilizzato e gli stavano togliendo il guanto. Esatto. Una volta perso il guanto, Thanos è molto forte, ma basta, è solo molto forte. Cioè, avete visto, per dire, a fine film, che nonostante il guanto probabilmente non l'ha neanche usato a massima potenza, forse perché non lo riteneva necessario, ma Thor da solo lo stava per uccidere. Beh, certo, alcune gemme non sono state quasi per nulla utilizzate, come la gemma dell'anima e la gemma della mente. È vero, però comunque sia, questo era per dire che Thanos giustamente lo hanno nerfato rispetto ai fumetti ed è battibile. Bellissimo lo scontro one on one contro Iron Man. Adorato. Sono d'accordo con l'opinione di molti che lo definiscono proprio una scena tra le migliori proprio del cinema d'azione. Perché spesso quando si parla di questi cinefumetti si cade sempre nel tranello di dire ma è cinema di intrattenimento. Lo è, in molti casi lo è stato, anche abbastanza comodo. Però non possiamo sempre usare la stessa scusa per chiudere gli occhi e non vedere i loro pregi, ed effettivamente questo film, ma come altri della Marvel, hanno avuto delle scelte, delle scene, insomma, una fattura tale da poterli far entrare, quantomeno appunto nella storia di questo tipo di cinema.